Benvenuti a questa nuova puntata di Mosaico. Quest'oggi scopriremo l'altopiano del Tretto. Il nostro tour inizia dalla parrocchia di Santa Maria. Scopriremo tutte le tradizioni del luogo attraverso un excursus formato da molte sculture di legno. Andiamo a scoprire questa bellissima manifestazione tradizionale dopo la sigla. L'altopiano del Tretto, a nord di Schio, si estende per circa 25 km quadrati e si sviluppa tra una quota minima di 275 metri e una massima di circa 1700. Il nome di tale toponimo, Tretto, dal latino tretum, proviene dall'antico bavarese trei, trozzo, che significa sentiero. Il Tretto, infatti, anticamente, era proprio il sentiero che conduceva ai rinomati pascoli del Monte Novegno, famosissimi già da molto prima dell'anno 1000. È proprio in quegli anni che questa zona, al tempo brulla e incolta, vede giungere i primi abitanti di origine celtica che furono chiamati in zona da Guido II dei Maltraversi, proprio per bonificare e accudire i floridi boschi e pascoli. L'originaria cultura germanica influì sulla vita degli abitanti del luogo negli usi, costumi, pratiche e nel linguaggio. Un significativo ricordo di tali origini si ritrova tutt'oggi nelle dedicazioni ai santi, come per esempio la chiesa di Sant'Ulderico, santo difensore di Augusta contro l'invasione ungherà. Nella toponomastica, per esempio contra Sostere, dal tedesco Schuster, ovvero calzolaio, e nei cognomi degli abitanti, come nel caso di Bolfe, da Wolf, che significa lupo. Attorno al XIV secolo, questa zona vide la dominazione scaligera, subentrata quella dei Maltraversi, i quali concessero agli abitanti della zona di organizzarsi a comune, rimasto indipendente fino al giugno del 1969, quando fu aggregato alla città di Schio. Non finiscono però qui le vicende di questa fervente zona. Con l'avvento della Repubblica Veneta, nel 400, nel Tretto sorsero ben 23 miniere di galena argentifera che vennero progressivamente abbandonate dal 1526 perché non più redditizie, per lasciare posto all'estrazione del caolino, detto anche pietra bianca, che sarà una delle principali risorse del Tretto, portando la popolazione a superare quota 3100 abitanti a inizio Novecento. Nel frattempo, la zona fu anche interessata dai due conflitti mondiali. Il Novegno insieme al Pasubio rappresentarono l'ultimo baluardo difensivo contro l'avanzata dell'esercito austriaco nella Prima Guerra Mondiale e il Tretto fu occupato da accampamenti ospedali militari. Con l'arrivo degli anni 50, l'abbandono delle cave di caolino e il boom economico degli anni 60, la zona purtroppo è andata incontro ad un progressivo spopolamento, dovuto all'avanzata tecnologica e le ormai scarse risorse territoriali. La popolazione ha quindi preferito l'emigrazione verso l'estero e nelle zone più industrializzate della vicina pianura. È proprio dalla voglia di riportare la zona agli antichi fasti, facendone conoscere le straordinarie tradizioni e i suggestivi luoghi, che nel 2000 nasce il simposio culturale sul legno Sgresendando. Un tour dell'altopiano composto da 7 tappe in altrettante location notevoli del territorio, in cui in questa edizione si sono visti lavorare ben 14 artisti provenienti da tutto il nord Italia. Unendo l'arte del legno, le bellezze del luogo e l'ospitalità dei ristoratori e albergatori della zona, il Consiglio di quartiere numero 6 di Tretto, con il patrocinio del comune di Schio e della comunità montana Leo Gratimonchio, puntano a rilanciare questi meravigliosi luoghi di villeggiatura sconosciuti ai più. Il tutto è iniziato martedì 31 luglio con l'arrivo degli artisti e l'assegnazione dei tronchi. Tutti i maestri scultori hanno avuto la possibilità di scegliere la tipologia di legno preferita tra faggio, cedro, noce, ciliegio e tiglio.
presso la parrocchia di Santa Maria abbiamo incontrato colei che ci farà da cicerone, Anna Antonia Bertoldi, la signora qui al mio fianco, che è rappresentante del consiglio di quartiere. Questa manifestazione a cui tenete molto. Ci teniamo molto a tenerla attiva e anche magari a migliorarla, e quest'anno mi pare che sia andata molto bene e speriamo che continui e che migliori nel prossimo futuro. Proprio qui a Santa Maria di Tretto, nelle vicinanze dell'Osteria della Succa, è stato possibile ammirare dall'1 al 4 di agosto due dei 14 scultori impegnati nella realizzazione di questa rassegna. Nello specifico Giacomo Scandolo di Cordignano in provincia di Treviso con la sua opera Morfologie e il giovanissimo Emanuele Marchesini di Negrar in provincia di Verona con la sua Crescere. Proseguiamo la nostra visita qualche chilometro più in là. Ci troviamo alla seconda tappa della Sgresendando, tra poco vedremo anche la pizzeria Trattoria da Eolo, presso cui si sono esibiti, presso cui hanno lavorato altri due scultori. In questo momento ci troviamo sulla scalinata di Sant'Ulderico di Tretto, giusto signora Anna? Certo, Sant'Ulderico di Tretto, la chiesa è stata dedicata appunto a Sant'Ulderico, risale al XIV secolo, è dedicata a Sant'Ulderico che era il vescovo di Augusta, l'attuale Augsburg in Germania. Questa è la chiesa matrice dell'Altopiano, giusto? Questa è proprio la chiesa matrice dell'Altopiano, da questa sono nate tutte le altre chiese, appunto quella di San Rocco e di Santa Caterina e da ultima quella di Santa Maria. Nei pressi della seconda tappa si trova anche la casa Al Solivo, in gestione al consiglio di quartiere di proprietà del comune. Proprio qui alle mie spalle hanno alloggiato la maggior parte degli artisti di questa edizione di Sgresendando. Siamo di qualche metro nel piazzale della Trattoria Pizzeria da Eolo, dove è stato possibile vedere all'opera il vicentino di Laste Basse, Giorgio Giaccon, che ha realizzato Ritorno dal Bosco e l'unica donna impegnata nella creazione delle sculture, Mariella Martinelli di Calceranica al Lago, Trento, con il suo Fiore di Roccia. Altra location per i nostri artisti. Presso il villaggio San Gaetano si sono esibiti Franco Broccardo di Sant'Orso, realizzando la spada nella roccia, e Radames Mattioli di Bovolone, Verona, che ha creato l'opera Lupi nel Bosco. Un'altra tappa di Sgresendando 2012 presso l'agriturismo Il Maggio Ciondolo. Molti di voi si chiederanno perché questo nome. Il Maggio Ciondolo è un arbusto che fiorisce in maggio producendo delle infiorescenze a grappolo gialle, molto simili a quelle del glicine, e proprio da questo particolare arbusto tipico di questa zona prende il nome questo bellissimo agriturismo. In questa valle panoramica, un posto veramente suggestivo, e nel portico hanno lavorato altri due dei 14 artisti di Sgresendando 2012. Anche qui due fantasiosi artisti all'opera, il veneziano di Milano Giancarlo Carraro, creatore di Metamorfosi, e Adriano Gasparini di Piovene Rocchette, con Mamma quanto sono stanco e Amore mio. Anche
anche nei pressi di questo luogo hanno lavorato alacremente gli scultori di questa Sgresendando. Dove ci troviamo di preciso? Qui ci troviamo davanti alla chiesa di San Rocco. La località inizialmente si chiamava Dalla Guarda perché c'era una torre di guardia e infatti esiste proprio qui la contrada Dalla Guarda. La chiesa quando fu costruita fu poi dedicata a San Rocco, santo protettore contro le pestilenze. E anche qui, nella frazione di San Rocco, sotto i gazebo allestiti di fronte alla trattoria bruschetteria omonima, si sono potute ammirare le opere Scarpe Grosse, Cervello Fino e L'Albero della Vita, rispettivamente di Gianni Tosi di Fravon Val di Non e Andrea Dietre di Torcegno Valsugana, entrambi trentini. Anche a Cervaro di Tretto, presso il ristorante Da Marco, che ha ospitato la cerimonia conclusiva, si sono esibiti i valdostani Silvano Ferretti e Angelo Bettoni, con le opere Serenata al Tretto e Sogno. Ho al mio fianco il signor Bruno Marchesini, consigliere del Consiglio di quartiere numero 6 di Tretto. Il vostro è un quartiere, un territorio veramente vasto, con anche delle problematiche vista comunque la morfologia del territorio. Nonostante ciò, però, una zona molto suggestiva e comunque con delle tradizioni e un bene ambientale, quello del bosco, che è veramente, veramente notevole. Ecco, sì, lei dice bene, il nostro quartiere è un quartiere un po' che si distingue dagli altri quartieri del comune di Schio con varie problematiche che non sono le problematiche della città, ma sono problematiche della gestione di un territorio, a cominciare dalle vie di comunicazione, dalla gestione delle varie attività che ci sono. Io lo ritengo questo un polmone importante per la città di Schio, è veramente un patrimonio di tutti. E però purtroppo abbiamo un turismo che non è proprio molto presente, probabilmente perché non ci sono le strutture. Abbiamo una cosa molto banale, ad esempio una difficoltà nella ricezione dei telefoni cellulari. Oggi la comunicazione dei telefoni cellulari è molto importante. Non abbiamo la DSL, il computer ormai fa parte di tutti. Noi stiamo cercando come Consiglio di quartiere, attraverso alcune manifestazioni come questa bellissima di Sgresendando, di rilanciare il turismo. Qui abbiamo presenti degli scultori dalle varie regioni che si stanno proponendo con delle opere veramente belle e questo io spero che sia anche motivo di attrazione di questo nostro territorio. Purtroppo sta conoscendo un lento inesorabile spopolamento. Si pensi che una volta c'erano più di 2.000 abitanti e oggi siamo sotto le 1.000 unità. E questo è veramente un peccato. Probabilmente io spererei di sensibilizzare anche l'amministrazione stessa, di creare un po' di strutture, di seguirci un po' di più, perché questo certamente va a vantaggio di tutti, di tutta la popolazione, ma anche dell'amministrazione comunale stessa. Quindi voi state affrontando la modernità, riscoprendo anche la tradizione del legno con questa bellissima Sgresendando 2012. Noi viviamo in un mondo tecnologico, in un mondo di giochi, in un mondo di computer, in un mondo, vorrei dire, mediatico portato all'esasperazione. Queste manifestazioni, cioè ricavare da un tronco delle figure che non sono delle figure morte, sono delle figure che parlano, perché se noi vogliamo, lì alla base c'è proprio un lavoro, un impegno, una filosofia, vorrei dire, per cui questo deve essere, avere una valenza, un significato di legare le persone al territorio. Da un pezzo di legno si possono creare tante cose e non ci serve la corrente elettrica per far andare un computer o far andare, che ne so, una DSL. Qui si crea solo con le proprie mani ed è proprio un ritorno alle nostre tradizioni e io spero che questo abbia un effetto anche sui giovani, che spero, insomma, che apprezzino queste opere che ci sono. Quindi invitiamo tutti coloro che non conoscono questo stupendo territorio a venire a visitarvi. Li invito caldamente perché la nostra gente è gente molto ospitale
e che ama soprattutto fare apprezzare le bellezze del nostro territorio. Ci sono tante cose da scoprire, tante cose da valorizzare, ma soprattutto c'è una storia alle spalle, una storia vera, una storia importante, una storia che richiama anche la Prima Guerra Mondiale. Soprattutto noi più avanti faremo una manifestazione che si chiama Campigolando, una meravigliosa passeggiata attraverso i boschi, dove vengono anche oltretutto illustrate il senso, la storia delle varie contrade, la storia delle varie famiglie. Qui c'erano miniere d'argento, miniere di caolino, portavano giù la legna dal Monte Novegno con delle semplici slitte, e questo è un modo, secondo me, di far conoscere anche i nostri giovani che non hanno neanche mai visto, neanche mai sentito queste cose qua, come una volta, pur in situazioni precarie, si viveva, ma si viveva forse una qualità di vita migliore di quella che c'è adesso. Assessore, il quartiere di Tretto è una zona veramente importante per il comune di Schio, una zona senz'altro da valorizzare. Beh, questo senza dubbio. Tretto è un quartiere veramente, una vallata che per il comune di Schio è importantissima, per le sue montagne, per il suo verde, per quant'altro. Certo, ha bisogno veramente di essere valorizzato. Questa manifestazione di oggi è una di quelle che possono servire a valorizzarlo, anche se in questi ultimi anni c'è stato qualche problemino, qualche difficoltà nell'organizzazione, però vedo che continua ad andare avanti e io spero, mi auguro, l'amministrazione farà tutta la sua parte perché questa manifestazione continui e possibilmente che cresca ulteriormente. Abbiamo dei professionisti che vengono a fare queste sculture veramente in gambe, veramente bravi, e che quindi attirano senz'altro anche qui del pubblico, dei cittadini, per venire a visitare questa manifestazione che è importantissima. Ho al mio fianco il past presidente dei commercianti di Schio, il signor Pietro Casarotto, che tiene veramente molto alla valorizzazione di questa zona del comune, esatto? Sì, noi già da molti anni abbiamo intrapreso un'azione di pressione abbastanza leggera inizialmente, adesso sta diventando pesante, presso l'amministrazione comunale perché ci sia definiti delle zone dove potremmo riorganizzare il territorio, riorganizzare le costruzioni per cercare di valorizzare il turismo in loco. E cosa avrebbe in mente lei per aiutare e dare una spinta al Tretto? Avere delle idee, avere un piano dove si possono inserire degli insediamenti residenziali estivi come seconde case o case a disposizione di chi passa le vacanze, per i pensionati della zona che non possono più andare in giro, ma che qui respiriamo l'aria buona dei Dolomiti. E naturalmente ci sono gli investimenti dei privati, che sicuramente ci sono, anche se sono e soprattutto organizzati e coordinati a livello di comunità montana o di comune. Quindi puntare sì sul turismo esterno, ma puntare molto anche sui cittadini, quindi cittadini che passano le proprie vacanze qui in montagna, nella montagna veramente vicina a casa. Esatto, e naturalmente noi sosteniamo tutte le attività come questa di sgrasendando, che vuol dire fare dei lavori dove la gente vede come si può fare anche nella zona dove ci sono gli appassionati, eccetera. Anche altre iniziative che sicuramente ci sono, come
quella di andare per i boschi, per i prati, a vedere le meraviglie. Sono tutte iniziative che tendono a valorizzare, ma che secondo me dovremmo anche valorizzare in modo che questa gente non vada via distante a fare le ferie, ma che possibilmente cercano di spendere i loro soldi e il loro tempo, e anche l'età che hanno non le consente di andare in giro. Presidente, la comunità montana ha veramente dato una buona spinta, un buon sostegno a questa nuova edizione di Sgrasendando 2012. Sì, è vero, e con legittima soddisfazione vorrei dire che oggi siamo qui e abbiamo visto il successo di questa manifestazione anche quest'anno qui ai Tretti. L'anno scorso appunto c'erano stati dei segnali un po' di cedimento, ma noi come comunità montana abbiamo insistito perché la manifestazione andasse avanti e si trovasse nuova cementificazione fra gli operatori locali, fra appunto i ristoratori e il comitato di quartiere. E diciamo che ci abbiamo visto dentro e abbiamo avuto ragione, queste cose non vanno interrotte. Abbiamo visto anche oggi, abbiamo avuto la partecipazione di molti artisti addirittura da fuori regione, valdostani, che apprezzano molto appunto la manifestazione e apprezzano moltissimo i luoghi. Il Tretto è uno dei luoghi della comunità montana più belli, ai piedi delle Piccole Dolomiti e a pochi chilometri da Schio, è fuori dai circuiti principali, e questo diventa senz'altro un vantaggio, ma qualche volta diventa anche una limitazione magari in tempi di crisi. La popolazione residente merita che questi posti vengano visitati, ci sono molti operatori economici che ancora insistono sul territorio, noi faremo in modo che loro abbiano il loro ritorno economico e che questo posto possa essere vivibile, fruibile come lo è adesso, come lo vedete, perché non ha niente da invidiare ai posti più belli di montagna. E qui alle mie spalle è la bellissima chiesa di Santa Caterina risalente al XV secolo. Anche qui, davanti, vicino alla trattoria da Giancarlo, hanno operato altri due artisti di Sgrasendando 2012. Ed eccoli qui al lavoro. Si tratta del pordenonese di Porcia Antonello Zanet e lo scultore originario di Marano Vicentino Giorgio Sperotto, che hanno realizzato Unione e Anima in gabbia. A lavorazione conclusa, domenica 5 agosto, si sono potute ammirare tutte le opere esposte assieme. La libertà lasciata agli scultori ha prodotto, grazie alla loro fantasia, 14 opere eterogenee, spaziando dal genere contemporaneo astratto al più tradizionale, toccando i mestieri di una volta, passando infine per scorci naturali e momenti di vita quotidiana. Il nostro tour quest'oggi si conclude qui. Vi aspettiamo alla prossima puntata di Mosaico. Arrivederci!